Assolutamente, visto che ho visto che è arrivata in sala, è stata chiamata in causa dal presidente De Lorenzo, Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo. Non è arrivata tardi, Annalisa è che oggi sta facendo il giro delle grandi e importanti iniziative, tutte a favore dei malati rari, quindi è qui e noi siamo felici, la conoscete tutti, la Presidente di Uniamo è davvero oggi presente su tanti fronti e quindi siamo molto contenti che sia qui anche in Senato, che noi lo consideriamo il fronte istituzionale per eccellenza. Vai. Grazie Paola, grazie a tutti e grazie anche per aver organizzato questo evento così importante oggi in Senato. Stamattina avevamo l'evento di Uniamo che abbiamo tenuto, come mi hanno detto, intimo. Intimo nel senso che ha riguardato tutte le associazioni, ha riguardato chi in questi anni ha svolto progetti poi specifici sulle malattie rare. Abbiamo per ora lasciato da parte la politica, ma non perché è ultima, ma perché necessita di un'attenzione particolare e la senatrice stava già organizzando questa bellissima iniziativa, era bene non sovrapporsi poi troppo. Quindi grazie Paola e mi ha affidato un compito un po' spinoso, che è quello di parlare del famoso articolo 8 sulle rappresentanze e rappresentatività delle associazioni. Non è facile parlare di questo argomento quando abbiamo un mondo che è quello dell'Italia dei comuni, che quindi è un'Italia che è sempre stata abituata a essere, diciamo, un po' separata in entità diverse, ognuna con una specificità e un diritto di esistere non indifferente. Cosa posso dire a questo proposito? Ovviamente ogni associazione nasce su un bisogno, che è il bisogno della propria comunità dei pazienti che rappresenta. Ed è unica e insostituibile, anche se a volte su una stessa patologia ne possono nascere più di una, anche in dipendenza della numerosità dei pazienti, no? Perché vedo qui davanti a me Angelo Lupi, che è di una delle tante associazioni di emofilia. Ovviamente laddove c'è da andare più vicino su un territorio, un'associazione locale ha un'importanza fondamentale per dare dei servizi, offrire un'assistenza che possa essere tailorizzata sul territorio. Dall'associazione regionale si passa spesso a una nazionale che deve rappresentare poi, oltre che gli interessi del territorio e il servizio accanto alla persona, un interesse più generale da presentare alle apposite sedi politiche. Questo processo di evoluzione va oltre FEDEMO, giusto perché c'ho davanti Angelo, ma insomma si potrebbe fare per tante altre federazioni che sono specifiche di patologia, riunisce poi tutte le associazioni in modo da dare una rappresentanza unitaria e forte alla patologia. E sempre si parla di singola patologia, vuol dire che su quella patologia quelle associazioni, quelle federazioni hanno un'expertise insostituibile, che quando si parla di argomenti legati alla patologia non può essere sostituita da nessuno, delegata a nessuno. E di questo io sono profondamente convinta, perché nessuno conosce meglio la propria patologia del singolo paziente, dell'associazione che lo rappresenta. Altro discorso è quando si arriva a un livello ancora più generale, in cui c'è bisogno di una voce unitaria che rappresenti tutti i bisogni di tutte le patologie, che è una cosa diversa, che comprende anche lo spersonalizzarsi dalla propria patologia per diventare trasversali. È un po' quello che fanno anche i politici, no? Quando a un certo punto arrivano a rappresentare, sempre dietro un'idea di fondo e di base che è quella del loro partito, ma un qualche cosa che va oltre. Uniamo è nata con questo scopo. È nata con lo scopo di rappresentare i bisogni trasversali di tutte le patologie
ed è fatta da tutte quelle patologie, perché nel consiglio direttivo ciascuno di noi rappresenta un'area patologica, ma tutti insieme e solo tutti insieme possiamo cercare di fare e di essere quella voce unitaria che si fa sentire nelle sedi istituzionali. E non a caso questo è successo negli ultimi anni, perché se non ci fosse stata una rappresentanza unitaria delle persone con malattia rara, difficilmente saremmo riusciti ad avere una legge così trasversale, perché ciascuna associazione lotta per sé, giustamente, per i propri bisogni, per quelle che sono le esigenze della propria patologia, che sono diverse da quelle dell'associazione accanto. A volte sono trasversali. Ecco, UNIAMO sintetizza la trasversalità. E credo che questo sia molto importante da definire, perché non è una perdita di qualcosa, ma è un'aggiunta a qualcosa. È un qualche cosa che va a arricchire il nostro mondo. Ovviamente questo non può essere fatto in maniera autoreferenziale, perché la cosa importante è non cedere a questa tentazione, no? L'altro giorno, parlando con una persona che appartiene al clero, mi parlava di vanagloria. E io sono perfettamente d'accordo. Cioè, allora però, quello che dobbiamo chiederci è quali strumenti una federazione, ma anche un'associazione, perché i meccanismi non sono diversi, hanno per essere veramente rappresentativi dei bisogni della loro comunità. Quindi, dal mio punto di vista, è fondamentale analizzare i processi che stanno alla base della democrazia delle singole associazioni. Quindi, c'è un sistema assodato attraverso il quale si consulta continuamente la base, qualunque essa sia, singoli pazienti, associazioni. C'è un sistema attraverso la quale tutti possono dire la loro opinione, contribuire alla formazione di position papers, contribuire a leggi, contribuire a progetti e così via. Ecco, su questi elementi ci si può basare in maniera oggettiva anche per definire se davvero un'associazione rappresentativa. Poi vedo davanti Patrizia e mi chiedo, Patrizia che ha un'associazione che rappresenta una persona in Italia, ovviamente è rappresentativa del bisogno completo di quella patologia. E altrettanto ovviamente però Patrizia si confronterà con il resto dell'Europa, perché se non c'è un termine di paragone in Italia ci deve essere a livello più alto, perché altrimenti di nuovo si ritorna in un'autoreferenzialità che assolutizza il bisogno. I bisogni sono tanti, anche all'interno della stessa patologia, e vanno colti nella loro interezza per cercare di evitare di chiedere delle cose che vanno bene per uno e non per l'altro. E questo è da tenere sempre presente. Io credo di avere una grande responsabilità quando tutti mi dicono vai presidente di UNIAMO, ok, io sento il peso di una rappresentanza che vuol dire che deve tener conto di tutti i bisogni, di tutte le sfaccettature, non perderne mai di vista neanche una, con un confronto costante e continuo con tutti, attraverso i tavoli di lavoro, le telefonate, le mille telefonate. Voi sapete che io faccio 80 ore di telefonate al mese, vero? Quindi dimostrabili, da tabulati telefonici, 80 ore di telefonate al mese. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è dietro tanto lavoro, ma c'è dietro tanto lavoro democratico. L'altro giorno mi è stato chiesto, dice, ma cos'è UNIAMO? Beh, c'è uno statuto registrato, ha la personalità giuridica, ha un regolamento e un codice etico consultabili sul nostro sito, approvati in assemblea, quindi assemblea democratica di tutte le associazioni. Abbiamo la legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione già da 16 anni. Siamo iscritti all'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Facciamo parte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e siamo entrati adesso nel forum del Terzo Settore proprio perché
Noi rappresentiamo la comunità dei malati rari, ma siamo dentro un sistema ancora più grande che si chiama terzo settore, che ha altrettanti bisogni trasversali. Quindi diventiamo di nuovo l'ultima ruota del carro di un sistema più grande. Non saremo l'ultima ruota del carro, ma perché comunque la nostra comunità è molto ampia, ma entriamo in un sistema più ampio proprio perché se non si tengono d'occhio tutte le cose che succedono all'interno di questi contesti, si rischia poi di focalizzarci solo sui bisogni specifici, piccoli delle malattie rare e di perdere di vista i treni che comunque hanno a che fare con noi, come parlava prima anche Francesco rispetto ai tumori rari, ma anche sulla disabilità o comunque su quello che riguarda il mondo del lavoro. Quindi dobbiamo avere uno sguardo a 360 gradi e questo si fa tanto di più quanto le associazioni collaborano e aiutano, perché io faccio parte di un'associazione prima ancora di essere dentro Uniamo. Cioè non ci dimentichiamo di questo. Cioè siamo qui a rappresentare dei bisogni trasversali partendo dai nostri bisogni, perché questo è giusto che ci sia, è la spinta che ci ha portato a questo. Ma se non fosse così sarebbe comunque un problema se io rappresentassi solo me stessa, sarebbe piuttosto difficile e brutto, no? Non a caso noi abbiamo anche la casa madre, come la chiamo io, che si chiama Eurordis, che è la federazione europea che ci dà anche le linee guida su quello che sta succedendo in Europa e su quello che noi per loro possiamo realizzare, per loro, per noi, per tutti poi insomma, possiamo realizzare a livello italiano. Siamo coordinatori nazionali della giornata, non così, ma perché siamo alleanza nazionale di Eurordis, quindi siamo un sottogruppo di tutte le associazioni che compongono Eurordis. Eurordis che, ripeto, poi ci aiuta a aprire lo sguardo e a cercare di capire quali sono le azioni più urgenti per tutta Europa. E non a caso oggi noi abbiamo dedicato la nostra giornata all'illuminazione dei nostri monumenti in maniera molto trasversale al popolo ucraino. Perché quando c'è sofferenza, quando c'è qualcosa che non va, quando c'è qualcuno che è ultimo fra gli ultimi, la popolazione delle malattie rare, la comunità delle malattie rare sa di cosa si parla. Perché noi siamo così. Siamo ultimi fra gli ultimi, siamo quelli che non riescono a trovare una diagnosi, siamo quelli che non hanno le cure, siamo quelli che abbiamo bisogno di assistenza sociale che non è mai sufficiente e così via. Quindi questo è un po' il quadro generale. Cosa vuol dire quindi rappresentanza e rappresentatività anche all'interno della legge? Dal mio punto di vista, a un livello nazionale non possono stare associazioni singole di patologia, a meno che non si parli di quella patologia. Cioè, se c'è un tavolo che riguarda un aspetto specifico per un gruppo di patologie o per una patologia, l'associazione singola deve essere quella che viene chiamata. Io su questo non ho assolutamente dubbi. Ma dove c'è da discutere su uno sguardo più elevato e dove serve, se posso dirlo, anche un po' di competenza rispetto a come vengono scritte le leggi, a quello che significa mettere una virgola invece che no e così via, lì deve stare una rappresentanza trasversale che curi gli interessi di tutti per evitare le leggi ad personam. Perché io certe volte quando vedo la legge targata, e non sto a fare nomi, ma fondo stanziato specifico per quella patologia o per quell'altra patologia che ha bisogni assistenziali uguali a quelle di altre patologie e che però non vengono riconosciute perché abbiamo messo un nome su quella legge, non un bisogno. Allora lì io di solito mi arrabbio abbastanza, perché non dovrebbe essere fatta la legge per la patologia, ma la legge per le persone che hanno quella grave disabilità che comporta A, B, C e D. Che si chiami così, così o cos'ha, e non faccio nomi. Ma perché se noi non arriviamo a questa trasversalità, chi tira la giacchetta più forte avrà più diritti. La mia è una difesa di chi non ha santi in paradiso. Cioè non si può pensare che chi non ha la forza, la voce, la possibilità, non abbia diritti. Quindi che cosa posso dire? Ovviamente la federazione nel corso di questi anni
ha lavorato per questo, ha lavorato per arrivare a far sì che la qualità della vita delle persone con malattia rara migliorasse, con l'aiuto di tutti, con l'aiuto della politica, delle istituzioni, vedo qui davanti anche Domenica Taruscio, con l'aiuto della scienza, c'è Andrea Lenzi, l'università, ma anche la categoria dei medici, se posso permettermi, con l'aiuto dell'industria farmaceutica. Siamo un sistema che va in una direzione. Non a caso, però, laddove c'è questa rappresentanza associativa così ricca e anche così forte, siamo il paese che ha avuto uno dei primi piani nazionali sulle malattie rare, il primo piano nazionale sulle malattie rare, anche se poi siamo rimasti un po' indietro, ma c'era. Abbiamo avuto una... Dice che adesso... Sì, l'8 marzo abbiamo la discussione in plenaria. Abbiamo avuto la legge sulle malattie rare, abbiamo una legge sullo SNE che è prima in Europa, prima nel mondo oserei dire, prima in Europa comunque sì, e che sta contribuendo comunque ad allargare ancora il panel. Abbiamo tante cose che ancora non vanno, certo, ma se pensate a questi traguardi che nel resto dell'Europa non hanno, pensate anche che c'è dietro lo sforzo di tante persone come quelle che ho nominato poco fa, e ne ho nominate poche, ci vedo anche Monica in sala, Monica Bertoletti, cioè persone che hanno lottato perché venisse riconosciuta la patologia rara, perché venisse riconosciuta una qualità di vita. Uniamo si limita ad organizzare questi sforzi che ciascuno di noi compie per portarli sempre di più all'attenzione politica e per far sì che si sentano sempre di più. E io non so se ho risposto alla domanda su che cos'è rappresentanza e rappresentatività, ma credo che il ragionamento sia assolutamente da ponderare bene e da evitare, ripeto, l'autoreferenzialità di chi potrebbe cercare di andare oltre, insomma. E Paola ogni tanto mi ricorda la sfortunatissima esperienza che abbiamo fatto qualche anno fa cercando di far votare una rappresentanza, ma non è così, Paola, non è dalla pancia che deve partire la rappresentanza, la rappresentatività, ma dai fatti, da quello che uno ha costruito nel corso degli anni, da quello che uno ha nel cuore, dice Angelo, dal cuore, ma non è solo il cuore, ma dai fatti e dalla dimostrazione oggettiva di quello che si è costruito. Perché ripeto, quando io dico uniamo rappresenta, non lo dico a caso, ma perché ci sono fattori soggettivi, oggettivi, istituzionali e organizzativi che me lo fanno dire. E così come nessuno mette in dubbio la rappresentanza di Favo nella parte oncologica, credo che nessuno dovrebbe mai mettere in dubbio la rappresentanza di Uniamo per le malattie rare. Grazie infinite, Annalisa. Come tu ben sai, quando parliamo del tema della rappresentatività in un contesto come il Senato, quindi in un contesto come il Parlamento, noi parliamo sempre del grande spettro che aleggia intorno alle istituzioni e che è la legge elettorale. Cioè parliamo sempre di una realtà complessa che serve a garantire che tutti si sentano rappresentati e che nella rappresentatività di tutti ci sia poi la governabilità dei processi. Tenere insieme questi due obiettivi è, diciamo, tra virgolette, la grande sfida a cui andiamo incontro. Comunque sicuramente l'importanza è quella che tu hai detto, nasce dalla quella che noi chiamiamo una democrazia ascendente e una democrazia discendente. C'è una democrazia ascendente quando le associazioni esprimono la loro volontà. C'è una democrazia discendente quando chi governa i processi riesce in qualche modo a rappresentare in modo equo e solidale, potremmo dire, a parte il commercio, ma veramente in modo equo e solidale, i bisogni di tutte le associazioni. Grazie infinite, Annalisa. Adesso tocca a te chiamare la